Stamani la conferenza stampa di presentazione dell'ITF World Tennis Tour 2022 Lazzaroni Cup, torneo internazionale maschile di tennis dal montepremi di $15.000 in programma a Chieti da domenica 12 a domenica 19 giugno. Gli incontri di singolare e di doppio saranno giocati sui campi in terra rossa del circolo tennis di Piana Vincolato e su quelli del centro sportivo Galli Club di via Tognolo. A Chieti dunque il grande tennis e il direttore del torneo Luca Del Federico. Ma un grande evento per la città di Chieti, è il primo evento credo internazionale di tennis per la città, con un tabellone almeno original cut-off veramente straordinario, perché ci avviciniamo quasi a un challenger 50 punti. Avremo Maestrelli, il giocatore che ha fatto finale al Francavilla 2-3 settimane fa, tanti giocatori. Stamattina mi ha contattato la federazione portoghese, arriveranno 4 giocatori portoghesi, speriamo veramente una gran settimana. All'incontro di stamani hanno preso parte anche il presidente del tennis Chieti, Ennio Marianetti, l'assessore comunale allo sport Manuel Pantalone, coach Paolo Galli, titolare del Galli Club, Cinzia Turli, Lazzaroni Spa e Mauro Febbo, consigliere regionale. Quindi ci tengo a risottolineare il promotore, il vero promotore di questa iniziativa sportiva, che è appunto la Lazzaroni, nella persona dell'amministratore Domenico Iannamico. Ebbene che si diffonda anche per la forza da dare agli altri imprenditori a voler fare la stessa cosa per il bene ovviamente territoriale, collettivo, per condividere soprattutto un valore umano, sociale in primis, che va diffuso a tutti, a tutte le persone giovani e adulti. Come regione l'avevamo detto all'inizio del mandato che credevamo molto nel binomio perfetto sport e turismo. Queste manifestazioni fanno bene allo sport, ma soprattutto fanno bene anche alle città che ospitano questi tornei così importanti, di rilievo, che danno sicuramente una visibilità che altrimenti non si potrebbe avere. Vogliamo ricordare le date dell'evento? Sì, si comincia domenica 12 giugno col primo turno di qualificazioni, poi avremo il lunedì le finali di qualificazione, dal martedì si comincia col main draw, col tabellone principale, per avere il sabato pomeriggio le semifinali e la finale di doppio e la domenica pomeriggio la finale di singolare.